La pillola di oggi è neoliberalismo. Vi dico subito che utilizzerò la parola neoliberalismo al posto di neoliberismo perché intendo cercare di restituire il neoliberalismo in una lettura più ampia, non circoscritta appena a quel dibattito tra Croce e Einaudi, che segna l'inizio del dibattito sul neoliberismo nel caso italiano. Quindi parleremo di neoliberalismo e cercheremo di, sia pur ovviamente in forma molto sintetica, perché si tratta di un dibattito ampio e complesso, oggetto di una bibliografia molto ampia, molto vasta. Ci occuperemo di due questioni fondamentali, le sue analogie e le sue differenze con il liberalismo e perché il neoliberalismo, nonostante alcune crisi economico-finanziarie devastanti, riesce ancora oggi a sopravvivere e ad essere anche una parola molto seducente. Quindi dicevamo la questione del rapporto tra liberalismo e neoliberalismo. Il neoliberalismo come dottrina inizia negli anni 30, verso la fine degli anni 30, ed è un movimento teorico-metodologico nel quale si riconoscono varie correnti. Non tutte queste correnti sono d'accordo su cosa debba essere, su come pensare sia teoricamente che metodologicamente la questione del rapporto tra mercato, Stato e società, che è il tema classico del liberalismo, e anche vi sono delle divergenze di natura metodologica sul proprio codice deontologico ed epistemologico delle scienze sociali, cioè se la questione dell'approccio quantitativo possa essere il centro dell'analisi neoliberale o se la visione teorico-normativa sia ancora il centro del dibattito sul neoliberalismo. E quindi noi incontriamo nel neoliberalismo varie correnti che si riconoscono su alcuni punti in comune, ma divergono su altri punti. Pensiamo, per esempio, che alla fine degli anni 30 noi abbiamo nel neoliberalismo la presenza della scuola austriaca di von Hayek, von Mises, abbiamo già gli esponenti della scuola di Chicago, che poi saranno tra i principali teorici del neoliberalismo del dopoguerra, e tra questi Milton Friedman, e abbiamo anche altre correnti che si incontrano nel neoliberalismo. Ma dicevamo, all'inizio degli anni 30 il neoliberalismo ha molte difficoltà ad affermarsi ed è una scuola teorica abbastanza marginale nel dibattito più ampio sul liberalismo, perché il liberalismo è in crisi di fronte ai progetti di riorganizzazione dei rapporti tra Stato, mercato e società del modello keynesiano, ma anche dei totalitarismi, al fascismo e al modello sovietico. Quindi la difficoltà di fare una proposta che possa competere realmente con i grandi modelli di riorganizzazione della società keynesiano e fascista e sovietico di fronte alla crisi dello Stato liberale. Questo è un punto fondamentale. Quindi, su cosa i neoliberali si avvicinano ai liberali? Su una proposta teorico-metodologica che è utilitarista. Facciamo un esempio: tra Croce
von Hayek e Friedman, vi sarà una certa convergenza di teoria sulla questione di cosa sia più utile per garantire l'avanzamento della libertà come fine del liberalismo, della società libera. Su questa questione mi sembra che ci siano delle affinità. Croce di fronte al fascismo, alla crisi del liberalismo, ritiene che se il fascismo è uno strumento utile a rimettere in sesto la società, i rapporti tra mercato, Stato e società, quindi è possibile avere una parentesi fascista che una volta che ha sistemato un po', ha messo un po' di ordine, potrà poi dare spazio, lasciare lo spazio poi a quel concetto progressivo di libertà, quel valore progressivo di libertà. Su questo tema della scelta più utile di un regime politico che possa garantire il progresso della libertà, anche von Hayek e Friedman sembrano avvicinarsi molto al pensiero di Croce. Basta solo pensare, per esempio, che Friedman negli anni 60 sarà un sostenitore di un modello di libertà economica associabile a un regime democratico o anche a un regime autoritario. Non è un caso che sarà poi uno dei consulenti dell'esperienza di Pinochet in Cile. Quindi abbiamo sicuramente un'affinità tra liberalismo e neoliberalismo. Su cosa sia più utile? L'idea che la scelta dei regimi politici non sia un fine, ma sia un mezzo per raggiungere la società, la libertà, la società libera. Dove invece differiscono liberalismo e neoliberalismo è sicuramente sulla questione della metodologia e anche della questione normativa. La metodologia del neoliberalismo si recupera in una versione più moderna e più articolata le teorie monetariste di fine Ottocento, quindi il positivismo applicato all'economia. E quindi se prendiamo Friedman, questo è molto chiaro nei saggi di economia positiva degli anni 50, che sono lavori a carattere scientifico, matematico, quantitativo. Su questo tema poi vi è una divergenza anche con i classici del neoliberalismo. Lo stesso von Hayek e von Mises già presentano una teoria neoliberale che ha una matrice più politica che politica e qualitativa che quantitativa. Quindi possiamo dire che il neoliberalismo si avvicina al liberalismo per quanto riguarda l'esigenza, e quindi la parola neo, di riprendere in una nuova epoca, in una nuova temperie caratterizzata dall'avvento dei regimi totalitari, dalla crisi dello Stato liberale e poi successivamente dalla guerra fredda, riprendere il tema centrale del liberalismo, cioè la relazione tra libertà individuale, mercato e Stato. Qual è il ruolo dello Stato? Come dicevamo, il neoliberalismo ha delle posizioni molto divergenti sul ruolo dello Stato e sul suo intervento. Quindi troveremo posizioni differenti nella scuola austriaca, troveremo una posizione ancora ulteriormente differente in Milton Friedman,
se i liberali classici, di fronte alla crisi del liberalismo, erano disponibili a pensare e ad accettare quindi il modello keynesiano di intervento dello Stato, i neoliberali si posizionano in maniera differente rispetto alla questione dell'intervento dello Stato in base alle diverse epoche. Negli anni 60 Milton Friedman ha una posizione abbastanza forte, abbastanza decisa rispetto alla questione di uno Stato quanto più minimo possibile, quindi asciugare lo Stato. E questo è importante, asciugare quindi la presenza dello Stato, ridurre la presenza dello Stato. E questo è importante perché ci fa capire perché poi il neoliberalismo continua a sopravvivere nonostante le varie crisi successive. Infatti, quando che va in onda il laboratorio del neoliberalismo, nelle dittature militari del Sud America, è lì che ci sono i primi esperimenti neoliberali, con un modello di economia liberale e allo stesso tempo un progetto di controllo autoritario della società. Quindi poi il neoliberalismo inizia ad avanzare in Europa negli anni 80. A mio avviso, la grande domanda dovrebbe essere: ma come mai, se l'Europa ha goduto di uno stato, di un'epoca che Hobsbawm ha definito l'epoca d'oro? L'epoca dello stato del welfare state, l'epoca d'oro, perché riesce a trovare un equilibrio tra stato, mercato e società, e quindi garantisce una certa era di prosperità, di crescita economica, di diritti sociali. Come mai poi il neoliberalismo avanza, riesce ad avanzare e a diventare un modello così, una tentazione, un modello così, seducente a partire poi dagli anni Ottanta. È una questione complessa che ancora, è oggetto di dibattito. Ritengo che, ci sia una relazione profonda tra la crisi del modello statalista sovietico che appoggia lo stato sociale in Europa e l'avanzamento del neoliberalismo a partire dagli anni Ottanta. Non è un caso che gli anni 90 segnano il trionfo del neoliberalismo, e basti pensare alle teorie di Francis Fukuyama sulla fine della storia. E quindi il neoliberalismo avanza. E c'è da chiedersi poi perché nel 2007, con la crisi finanziaria degli Stati Uniti, il neoliberalismo non è morto. Stiglitz, il grande economista, quando c'è stata la crisi finanziaria, ha detto: stiamo in una catastrofe, però forse c'è qualcosa di buono. Il neoliberalismo è defunto. E invece non è così. Il neoliberalismo ritorna forte con la sua proposta di Stato minimo, di riduzione al minimo dello Stato, e a mio avviso una delle spiegazioni per capire perché il neoliberalismo torna è la questione di un capitalismo caratterizzato da il potere dei giganti multinazionali. Il neoliberalismo si associa a questa nuova configurazione del capitalismo internazionale, si associa ai giganti della globalizzazione, alle grandi multinazionali, e quindi riesce a sopravvivere con tutto il suo armamentario ideologico, politico, economico e finanziario. Ma questa è
sarà poi oggetto di ulteriori approfondimenti quando faremo un'analisi più dettagliata dei rapporti tra liberalismo e neoliberalismo.